Raga, ed eccoci qua, stiamo andando a fare un weekend alla Spa, un weekend, una fuga amorosa. Grande, raga. Allora, raga, adesso noi faremo, vi illustreremo tutto quello che faremo in questo weekend e daremo i nostri voti, vero amore? Certo. Ciao, raga. Ciao. Venite con noi. Eccoci, raga, siamo arrivati all'hotel. Allora, ragazzi, come vedete è a 4 stelle, ma adesso andiamo a verificare com'è dentro. Stiamo salendo. Sentite il rumore del trolley. Eccoci qua. Vediamo se apre la porta. Io che ripio, si vede. Eccoci qua. Ragazzi, ecco la stanza. More, che ne pensi? 4 stelle sono veramente troppe. Il punto è che dalle foto questa è la camera. All'amore, tu continua a parlare perché io intanto giro, vai. Camera meno bella è capitata a noi, però vabbè. Ok, tavolino. Il bagno, guardate. Allora, andiamo a vedere, accendi la luce. Il bagno. Non è male. Fai vedere. Anzi, il bagno è bello, devo dire. Ok, aspetta. Allora, accendi la luce da qua, forse. Vabbè, ok, va bene. Allora, guardate, il bagno, lavandino è beh, carino. Lavandino carino. Wow, poi c'è la vasca che è idromassaggio. Sì, vasca idromassaggio e doccia. Già mi fa pensare bene sta vasca a me. Poi la doccia, guardate che carina. Non è rotta, non c'è niente di rotto. Dopo l'ultima esperienza. Ma regà, secondo me la doccia vota così è brutta, ma come moglie dentro diventa stupenda. Come dentro è tutto stupendo. Ah, poi qui abbiamo un armadio gigante. Gigante. Ecco, ci hanno messo pure le coperte. Se lo apri si spegne. Ah, è così almeno non vedi quello che c'è dentro. Ok, a posto. Vabbè, adesso ci prepariamo e andiamo alla spa. Sì. Ragazzi, ecco qui la spa. Sì. Vedete? Molto carina, però c'è un piccolo dettaglio che non ho capito. Nelle illustrazioni che ho trovato su internet era pieno di LED luminosi blu. Si vede che devono risparmiare qualche modo. Ma la corrente costa, raga. Non si vede niente. Ma la corrente costa. Eccoci. Salimo, vediamo mia moglie che è entrata. Ecco, dai. Ah, com'è l'acqua? Tiepida, vedi? La sento. Ah, mo se rilassiamo. Raga, c'è qua Daniele che si è messo nei panni del modello, si pensa ad essere figo mentre fa le foto e escono di scatto. Volevo fare Giorgio Armani, è uscito Giorgio Arcani. Allora raga, io sono in una specie di cunicolo buio, però è molto suggestivo, devo dire la verità, bello. Invece Daniele è immerso nell'acqua e c'è una poltrona idromassaggio che sembra bellissima. Amore, buongiorno. Ti sento perché sta, mamma mia, ti stai rilassando. Raga, mo Martina vi fa vedere quanto resiste dentro la sauna, perché lei la odia. Sì, adesso siamo conto fino a 15, se riesce a fino a 15 sei un fenomeno. Vai, 3, 2, 1. Vai, entra, vai, io chiudo, vai, io invio. Allora, pronto, 1 2 3 4. Siamo, niente, 11 secondi, nuovo record, nuovo business record, come si chiama quello là? Business world record. Vediamo invece Daniele quanto dura. Amo, te conviene spegnere perché io sono qua a mezz'ora. Ma che davvero? Oddio santo. Ciao raga. Che stai a rilassare, amo, dopo una giornata di lavoro poi senti il rumore qua di idromassaggio, i cascate, che è qua? Ah, voleva io. Vacchia, bravo, te la sei meritata, dai. Amore, caffè di caffeinato un po' da mancare, È buonissimo. Ragazzi, qui è poi dove si farà la cena. Guardate, vedete? Qui verremo a cenare, c'è anche la piscina, vedete? Ecco. Amore, ed ecco qui la piscina, è molto bella, però non posso riprendere perché ci stanno gente, i bambini. Però carina, se sta bene, ragazzi, sta bene. Pronti per andare a cena, abbiamo deciso di andare non qui dentro perché non ci piace il menù che c'è, andiamo a un altro ristorante. L'ho dato poco fa. Martina è pronta. Carne. Io sono pronta, ho fatto anche un video. Ma vediamo Daniele, anche Daniele è pronto. Guarda, belli, che sì. Metta una giacchettina bianca. Sì, che oggi è un po' fresco. E vai portando. Andiamo. Siamo arrivati al ristorante. Che bello. Ah. Manco a saperlo, ragazzi, c'è sta pure la squadra del Benevento che viene a mangiare qua.
Molto carino, vero? Molto, sì. Poi vi diciamo come si mangia. Mamma mia, la nostra danese con patate. Fa un assaggio. Vai. Buona? Buono. Meno male. E io ho ordinato la stessa identica cosa. Buon appetito. Eccoci qua, ragazzi. Allora, il conto. Momento più atteso. 66 euro, meritati, vero mo? 66 meritati perché è tutto peccato buono. Peccato che però qui proprio... Cioè, no. Il caffè no, però il resto top. Allora, altro step, caffettino, almeno questo come vedete è decente. E volevo mostrarvi anche la piscina che è davvero carina. Adesso potete vederla tutta, non c'è nessuno. Raga, ci vediamo dopo. È mezzanotte e mezza. Noi siamo stanchi, adesso andiamo a fare le linee. Domani mattina andiamo a fare colazione e vi facciamo vedere cosa ci mangiamo. Notte, raga. Eccoci qua, raga, ci siamo appena svegliati, adesso andiamo a fare colazione, se ci arriviamo, perché io non bevedo, ecco. Ok, e facciamo le cose che mangiamo pure mattina. Oddio. Sì, questo è tutto l'allestimento della colazione, adesso scegliamo e vi facciamo vedere. Allora raga, ecco qui, Dani ha scelto la colazione dolci, due fette di crostata, succo, cornetto, mentre io ho preso un pancake, due uova, il tacchino e il latte. Voglio provare la colazione salata. Buona raga. Stiamo a preparare, mannà? Sì amore, ecco, mi sto prendendo l'orietto, ah. Tutto un valigio e si torna a casa. Vedi, già quasi tutto pronto raga, e si riparte. Ragazzi, stiamo tornando a casa, mancano all'incirca 20-25 minuti. Mancavano 5 minuti, adesso mezz'ora, perché ho sbagliato appena adesso strada, ragazzi. Wow. Allora, votiamo questa esperienza, questo weekend che abbiamo fatto. 6 e mezzo, raga, 6 e mezzo. Sono più che d'accordo. Allora, 6 e mezzo perché? Perché questo hotel è stato descritto, illustrato attraverso... immagini che abbiamo visto su Booking, su sti siti qua, 4 stelle, tutto bellissimo, tutto illuminato, per carità, non è brutto, però le luci fanno la loro parte, soprattutto nella spa, che era completamente al buio e non credo che vada bene, perché sì, ho capito che te devi rilassare, però di luce non fa schifo. Rilassava, non dormire, è differente. Ok, poi per quanto riguarda la ristorazione, non ci siamo fermati lì a cena, non, perché non ci è piaciuta la location. Non sembrava un ristorante, ma un bar accroccato, quindi anche no. La piscina esterna invece è molto bella, molto bella. Però purtroppo ieri tirava un sacco di vento e siamo un po' complicati noi. Comunque, ragazzi, noi alla fine di tutto siamo stati, io e mia moglie siamo stati bene, ragazzi. Stiamo dentro al bagno, stiamo bene, quindi va bene così. Vi illustreremo i nostri prossimi spostamenti, i nostri oggi weekend, viaggio, quello che faremo, ragazzi. E lasciate un commento, like e seguiteci, belli miei. Ciao raga, un bacio da tutti, perfetti.